Siamo con Davide Renzulli, Head of Advisory Italia di Columbia Threadneedle Investments. Vogliamo chiedergli, in relazione a quello che è il contesto di mercato, gli spunti offerti dallo stesso, come si colloca la vostra proposta commerciale. Ma dunque, allora, il 2019 si apre all'insegna di un rallentamento economico, che sicuramente per noi non vuol dire recessione, proprio perché i vari dati che abbiamo sotto controllo fanno pensare che quest'anno ci sarà ancora una crescita positiva, seppure in fase di rallentamento, poca inflazione e sicuramente una politica monetaria a livello generale abbastanza ancora accomodante, anche dopo gli ultimi comunicati della Fed, dove sostanzialmente si mostra più attendista rispetto all'anno scorso. Questo crediamo che possa essere ancora di supporto sicuramente al mercato azionario, ma anche il mercato obbligazionario, con la giusta allocazione e con la giusta strategia, potrebbe essere interessante. Noi quest'anno a Consulenza abbiamo voluto approcciare la clientela italiana attraverso un prodotto obbligazionario in modo particolare, che adotta una strategia flessibile sul mercato delle obbligazioni a livello mondiale e con una copertura del rischio valutario, quindi molto più adatto anche alla clientela italiana. Questo pensiamo che possa essere la soluzione ideale per chi vuole investire nel mercato del reddito fisso attraverso una strategia con un'ampia delega al nostro gestore e ben diversificata sotto tutti i punti di vista. È un prodotto che investe sicuramente nel mercato governativo, ma anche nel mercato corporate e high yield, e riteniamo che il rapporto rischio-rendimento sia effettivamente molto interessante, perché nel corso della sua storia ha dimostrato di saper preservare il capitale in alcune fasi di elevata volatilità senza pregiudicare chiaramente quelli che sono i potenziali ritorni.